Ragazzi, oggi parliamo dell'allenarsi con o senza cuffie. Come la vedo io e cosa ci dice la scienza? Allora, ragazzi, ormai lo sanno tutti che allenarsi con le cuffie dovrebbe, secondo la scienza, aumentare le performance. Infatti, in certe competizioni, la maggior parte, è proibito utilizzare cuffie per ascoltare musica, eccetera. Quindi, scientificamente diciamo che ascoltare la musica durante l'allenamento, nel nostro caso in palestra, dovrebbe essere meglio per tutti. Partendo dal presupposto che ognuno è libero di fare il cacchio che gli pare con la musica, no, non mi interessa assolutamente niente, io cerco di darvi le mie considerazioni. Non è un argomento fondamentale per i vostri risultati in palestra, però è interessante vedere come evolve un atleta la sua carriera sportiva. Allora, quando si inizia ad andare in palestra, solitamente una volta che si è preso un po' confidente, soprattutto se ci hanno già spiegato i vari esercizi, eccetera, la routine che dobbiamo andare ad eseguire, all'inizio della carriera di un atleta in palestra le cuffie si usano sempre. L'80-90% delle persone usa le cuffie, giustamente, ci sta assolutamente. Pian piano che si va avanti, vedo che si inizia, e l'ho visto anch'io su di me, inizia a: oggi non le metto, non ascolto niente, no, vado tranquillo. Oggi, quando poi si entra in quel livello lì, oggi inizio a combattere i miei demoni, oggi mi hanno fatto incazzare al lavoro, a scuola, eccetera, non metto le cuffie, mi incazzo con me stesso. Quindi, ragazzi, vedo che c'è un'evoluzione nella carriera sportiva di ogni bodybuilder, in cui inizia con le cuffie e poi pian piano va a perderle. Questo perché? Perché secondo me, questo non è scientifico, almeno credo, si inizia a prendere confidenza con la connessione mente-muscolo, tanto criticata dalla scienza, tanto amata dai bodybuilder enormi. Il fatto che si vada pian piano a perdere la voglia di ascoltare la musica in palestra durante le serie potrebbe davvero significare che questa connessione mente-muscolo ci permetta di allenarci meglio. Le cuffie, quindi la musica nelle orecchie, è assolutamente qualcosa che può darci la carica per serie importanti. Ma in palestra non ci sono solo serie importanti, non è che uno va in palestra e fa solo massimali o test degli RM di squat o di stacchi, no, ci sono anche le leg extension, ci sono anche i curl dei bicipiti. Quindi le cuffie, l'ascoltare la musica, secondo me dovrebbe essere utilizzato solo nelle serie più importanti, se necessario, per isolarci meglio da tutto quello che ci circonda. Ma nelle serie di tutti i giorni, secondo me, si può tranquillamente stare senza e connetterci di più con il nostro corpo, con le nostre sensazioni, con quello che viviamo in tutta la palestra. Sembra una cazzata e probabilmente lo è, però anche a livello di rischio infortuni, nelle serie interessanti, potenti, veramente dure, che ci sono assolutamente in palestra, lì non è prevedibile praticamente nulla, soprattutto se i carichi ci sono, sono presenti e sono alti. Ma nelle serie normali, in cui potremmo comunque avere dei fastidi, non dico infortuni gravi, non avere la musica, secondo me, ci permette di accorgercene prima. Questo video, ragazzi, trattasi di un argomento futile in palestra, perché non sto parlando di allungamento, accorciamento, esecuzione, eccetera. Però, come consiglio che mi sento di darvi è: nelle serie normali, che potrebbero portare a usura articolare, a piccoli infortuni, dolori cronici, eccetera, provate a non usare sempre le cuffie e ad ascoltare la musica, perché potreste accorgervi di determinati dettaglietti che potrebbero portarvi a dei miglioramenti proprio a livello di salute e fisicità. Poi, nelle serie dure, se sentite il bisogno di caricarvi con qualcosa, io ad esempio metto, quando serve veramente tanto,
l'ultra istinto di Goku, quindi possiamo essere tutti ridicoli quanto ci pare. Però ragazzi, provate a far così. Se notate, molti bodybuilder ormai avanzati hanno preso quasi l'abitudine di connettersi con i propri muscoli, anche se ragazzi è non è proprio propriamente scienza questo, e quindi non utilizzano più nessun auricolare eccetera. Provate a fare questo esperimento: entrate in palestra, vi portate le cuffie, non ascoltate nulla nelle serie di riscaldamento e le serie quelle più noiose, chiamiamole quelle normali, il vostro classico 4x12 di curl con i bicipiti, perché siete agli inizi, lì non ascoltate nulla, state in palestra. E poi nelle serie dure, 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 allora utilizzate le cuffie. Vedrete che secondo me nelle serie più noiose riuscite ad essere quasi più concentrati, e inoltre riuscite a veramente sbloccare il nascondino, l'angolino buio della vostra infanzia, anche meglio quando dovete fare le serie dure, perché c'è mentalmente uno stacco tra quello che ci circonda e quello che deve accadere nella nostra testa quando facciamo una serie dura. Se voi rimanete sempre con la musica carica durante tutto il workout, e ragazzi la carica del workout pian piano va a scendere, altrimenti ci alleneremo per 10 ore alla volta, riuscite veramente a separare le due cose, serie normali e serie dure. Avete questo switch, io lo chiamo switch. Quando serve spingere veramente, allora metto le cuffie, sento quello che voglio, proprio la canzone che voglio, nessuna playlist, proprio quella che mi serve per spingere, e secondo me riuscite a spingere anche di più. Provate a fare questa differenza, è un consiglio, non è obbligatorio, probabilmente avrete lo stesso fisico con o senza le cuffie, non c'entra niente, però secondo me il feeling, il divertimento, le sensazioni che arrivano in palestra sono molto importanti anche per la longevità della carriera di uno sportivo e anche per il divertimento, perché se uno non si diverte alla fine che cazzo va a fare, cioè perché si deve rovinare la vita, ci sono tanti altri sport. Detto questo ragazzi, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima.